O Dio dei viventi, fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città. Ci sentiamo smarriti e soli, fragili e impotenti. Ci credevamo padroni del mondo, non lo siamo neanche della nostra vita. Oggi, in unione a tutte le comunità d'Italia, noi cittadini e cristiani di Paderno Ponchielli affidiamo alla tua misericordia le vittime del coronavirus, l'infame morbo che ha avvelenato la nostra vita. Guarda con paterna bontà queste nostre sorelle e fratelli che non hanno potuto godere nemmeno della vicinanza dei loro cari e del conforto delle esequie cristiane. Mentre esprimiamo ammirazione e vicinanza per medici, infermieri, operatori sanitari tutti, forze dell'ordine, amministratori pubblici, volontari del terzo settore, uomini e donne della protezione civile, lavoratori dei settori essenziali del vivere, ti chiediamo di proteggerli dal contagio e di dare loro forza e tenacia nell'affrontare questa immane tragedia. Sostieni le famiglie prostrate, oltre che dalla paura, anche dall'incerto futuro economico. Fa crescere in noi un profondo senso di solidarietà, di fraternità e di comunione. Come ha detto il Santo Padre, ci sentiamo tutti sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma allo stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti. Ma ne siamo certi, ci sei anche tu, e non permetterai che il tuo popolo affoghi nella disperazione, nello scoramento e nella morte. Tu sei il Dio vero, il Dio santo, il Dio vivo. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente scenda su tutti i nostri fratelli e sorelle defunti, scenda sui vivi, e su noi tutti che saremo chiamati a ricostruire il nostro tessuto civile, sociale, economico. Il Signore ci dia la forza e la grazia di farlo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. In questo particolare momento di emergenza facciamo appello al senso di responsabilità di tutti i cittadini. Ci è stato chiesto di restare in casa e di praticare il distanziamento sociale. Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e anche per rispetto delle persone che sono venute a mancare e per i loro familiari che hanno subito questo importante lutto. Mi raccomando, senso di responsabilità. Grazie.